Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti. Iniziamo oggi la stagione dei webinar del 2024 e quindi saluto le persone che vedo qui collegate e che appunto vedo che ci stanno scrivendo in chat e stanno già anche salutando il relatore e la relatrice che saranno con noi questa sera e saluto anche le persone che seguiranno appunto la registrazione di questo webinar. Come dicevo, abbiamo scelto, come avete potuto vedere anche dal titolo che abbiamo dato a questo webinar, abbiamo scelto di inaugurare appunto la stagione dei webinar del 2024 parlando di lettura e parlando soprattutto cercando di capire come possiamo formarci per diffondere la cultura del libro e i piaceri di leggere e farlo soprattutto a partire dai più piccoli, quindi in bambini e in bambini, per poi appunto arrivare ai ragazzi e alle ragazze. Sappiamo bene, e ogni anno le statistiche dell'Istat ce lo ricordano, che la maggior parte dei lettori si concentra proprio fino nei giovani fino a 24 anni. Le punte più elevate generalmente si raggiungono tra gli 11 e i 14 anni. Diciamo che man mano che si entra nell'età adulta sembra più difficile appunto appassionarsi e continuare a leggere. Ecco perché crediamo che sia importante proprio offrire ai più giovani e ai piccoli la possibilità di entrare nel mondo della cultura letteraria e farlo per piacere e per interesse personale. Diciamo che in questo modo dobbiamo cercare di comprendere come effettivamente possiamo contribuire a creare dei lettori che siano dei lettori autentici, dei lettori che appunto possano poi continuare a leggere anche nel momento in cui si entra nell'età adulta e non siano soprattutto dei lettori che appunto poi avremo modo di capire anche il perché possono essere definiti come dei lettori fragili, occasionali o che vengono appunto condizionati dalle mode. In questo percorso è sicuramente fondamentale il ruolo della figura del promotore o della promotrice della lettura, un ruolo che come avremo modo di vedere può essere è ricoperto e può essere ricoperto da diverse figure. Dai docenti, dai bibliotecari, dagli educatori, dagli operatori culturali, dai librai, dagli animatori, dai blogger, dai responsabili di pagine web, appunto da chi lavora anche nel mondo social, con l'obiettivo proprio di promuovere la letteratura e la lettura tra bambini, ragazzi e ragazze e cercando di fare rete tra quella che, può, tra quella che è appunto la famiglia, la scuola, le biblioteche e tutte le realtà che chiaramente hanno a cuore la promozione della lettura. Quello che ci siamo chiesti e a cui cercheremo di rispondere grazie ai relatori e relatrici di questo webinar è come possiamo formarci per appunto migliorare le nostre competenze di promotore o promotrice della lettura o diventare dei promotori e delle promotrici della lettura. Per fare tutto questo ne parliamo con la professoressa Silvia Blezza Picare e il professor Luca Ganzerla che con piacere sono ritornati a trovarci. Ormai penso che l'ultima volta ci siamo visti un anno fa su questi schermi, quindi è un piacere essere qui ancora con voi e soprattutto con tutte le persone che ci stanno seguendo. La professoressa Silvia Blezza Picare e Luca Ganzerla sono appunto i direttori scientifici del corso professionalizzante promotore della lettura 3-10 che abbiamo appunto costruito insieme a loro e che proponiamo come Erickson, la cui prima edizione si sta chiudendo in queste settimane e a breve partirà la nuova edizione che appunto è in programma, partirà il 16 febbraio del 2024. Silvia Blezza Picare e Luca Ganzerla non hanno bisogno di presentazioni, ma ci tengo a dire due parole su ognuno di loro, dopodiché entriamo nel vivo nel tema di oggi. Silvia Blezza Picare è studiosa ed esperta di pedagogia, letteratura per l'infanzia e pedagogia della lettura, è consulente editoriale ed è formatrice da tantissimi anni appunto su tutto ciò che riguarda la lettura, la promozione della lettura. Luca Giovanni Ganzerla è dottore di ricerca in scienze dell'educazione e della formazione continua ed è attualmente docente di letteratura per l'infanzia e di letteratura per la prima infanzia presso l'Università di Verona. E sono appunto, come dicevo prima, i direttori scientifici del percorso professionalizzante sul promotore della lettura. Ed è proprio da questo percorso che partiremo questa sera, quindi io mi taccio, passerei la parola alla professoressa Picare e nel frattempo ricordo. Nel frattempo in cui anche abbiamo modo di caricare le slide, ricordo a tutte le persone che ci stanno seguendo che possono intervenire tramite la chat, porci delle domande, delle questioni. Io avrò modo di leggere la chat nel corso del webinar e ci ritroveremo nell'ultima parte insieme alla professoressa Picare e alla professor Ganzerla proprio per rispondere alle vostre domande.
Professoressa, a lei la parola e le slide. Ecco, prima un saluto visivo, dopo alzerò le slide. Grazie della presentazione, grazie della presenza di tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano. Ecco, volevo ricordare l'aspetto, i due aspetti più importanti. Io sono stata ricercatrice all'Università di Verona, una ricercatrice di ruolo, e quindi direi, e ho insegnato, e adesso insegna Luca al mio posto, appunto tutte letterature per l'infanzia, pedagogia della lettura ed anche educazione degli adulti. Ma sono stata prima di tutto insegnante, chi mi conosce, e ci saranno molte persone, insegnante di scuola, allora si diceva elementare e primaria, che io considero un'esperienza basilare e direi importante e fondamentale anche per questo corso di formazione annuale, perché senza l'esperienza, e io faccio anche molta ricerca sul campo, vedremo da decenni, senza l'esperienza la teoria è insufficiente, ovviamente anche senza la teoria viceversa l'esperienza è insufficiente. Allora io solleverò le slide che mi accompagnano, così ecco, ecco, si vedono. Ancora qualche secondo, benissimo, adesso si vedono. Ecco, allora, vi parlo di un diverso approccio alla promozione della lettura nei diversi contesti educativi, che potete vedere anche, come vedete nel mio sito personale in veste invernale, nella sezione promozione della lettura potrete anche leggere in che senso diverso. Allora, in questo corso annuale di formazione online del Centro Studi Erickson, ecco, rivolti ai promotori, inteso di promotrice e promotore della lettura, 3-10 anni, per tutto quel vasto pubblico, direi, di professionisti, a cui ha accennato la dottoressa Pulici, ecco, in questo corso si propone un diverso modo di promuovere la lettura. Qualcuno parla di promozione della lettura, altri parlano di educazione alla lettura. Ecco, qui c'è un po' di, diciamo, polisemia. Allora, perché proporre un corso annuale di questo tipo? Perché annuale? Perché è, diciamo così, tra virgolette, lungo, perché non basta un corso, cioè tutti i corsi sono fondamentali, ma per essere promotori, come vedremo, ad un certo livello, dobbiamo andare avanti con le slide, c'è bisogno di qualcosa di più lungo, di più profondo, che scenda proprio nella profondità delle conoscenze e delle competenze professionali, che poi ognuno potrà spendere nei luoghi dove lavora, indifferente, che sia sui social, sia a scuola, in contesti educativi. Perché è necessario? Perché non dobbiamo mai dimenticare che uno dei compiti fondamentali, da un punto di vista educativo, indifferente che io mi occupi, che io lavori sui social, faccio comunque educazione o anche scuola nei contesti educativi, il nostro compito principale è innovare la scuola, innovare l'educazione e di conseguenza innovare anche la pratica promozionale. Poi vedremo il perché, anzi lo vediamo subito nella seconda riga, perché da decenni, qui è meglio che non dica la mia età anagrafica, però diciamo che sono, direi, ho un'esperienza veramente lunghissima e ho visto nascere la promozione e l'animazione della lettura in Italia, allora ero insegnante sul campo. Da decenni, purtroppo, ahimè, solo le persone della mia età che hanno visto tutto questo percorso possono dire e verificare che da decenni si stanno ripetendo le stesse attività di promozione, animazione, educazione della lettura nei diversi contesti educativi. Ecco, e faccio un elenco rapido, quindi che cosa abbiamo da decenni, quindi non sono novità: tornei, lavoretti, letture animate, laboratori, giochi con i libri, laboratori di emozioni e tutte quelle attività che si ripetono, mostre, ecco, e tutte queste attività che si ripetono uguali, più o meno simili, sia in contesto extrascolastico che scolastico, ma da decenni più o meno uguali. Ecco, c'è una routine, diciamo, di educazione / promozione della lettura che, come vedete, continua, è sempre uguale, imperterrita da decenni.
E nonostante quello che abbia detto la dottoressa Pulici, siamo dette, sì, è vero che i lettori maggiori sono quell'età indicata, ma leggendo attentamente, ma non dai giornali e di prima persona, i rapporti Istat e anche Censis, si può notare che comunque gli adolescenti non leggono e quindi c'è una crisi della lettura perdurante da molto tempo, nonostante siano decenni che facciamo, che si faccia promozione della lettura e animazione, e direi che i nostri ragazzi, a differenza di altri ragazzi europei e anche bambini, leggono molto di meno. Quindi, io una delle domande che mi sono poste è già da moltissimo tempo, ancora prima di scrivere il mio volume, ultimo, se c'è qualcosa che non va. Quindi i dati Istat vanno letti un po' in filigrana, nel senso che non c'è quel. Sì, potenzialmente sono migliori lettori degli adulti, però purtroppo c'è una grave carenza di lettori, soprattutto adolescenti, ma anche diciamo, nell'età della scolarità, se non si svolgono certe attività che vanno in profondità. Allora, quali sono le routine che noi, in un certo senso, io so, come vedete, gli insegnanti, le persone che collaborano con me e proponiamo da tempo, le routine che non vorremmo più proporre sono quelle precedenti e soprattutto quello che è un modo abituale di lavorare, l'uso strumentale del libro di letteratura per l'infanzia che comunque coinvolge anche l'adolescenza a scuola. La tendenza, ma vi dico veramente da decenni, è quella di usare le storie, che siano illustrate o meno, per insegnare i valori, comportamenti. Ecco, oppure, scusate, oppure, ecco, finita la lettura, cosa si fa anche? Direi il web è pieno di queste domande, per cui io che faccio anche ricerca sul web, siti, blog e varie cose, io vedo ripetere questo. Allora, qual è il messaggio di, qual è la morale di, che cosa ci insegna questa storia? Ecco, volevo avvisare che questo è un errore, sia quello indicato a sinistra che quello indicato a destra, perché chi ha studiato veramente letteratura per l'infanzia sa che oggi, direi da parecchi anni ormai, e prima all'estero che in Italia, le funzioni della letteratura per l'infanzia non sono quelle anche a scuola. E non è neanche, direi, non sono proprio, cioè chi lavora in questo modo avrebbe bisogno veramente di capire cos'è la letteratura per l'infanzia e quali sono le sue funzioni. C'è la tendenza, se vediamo in basso a destra anche, a svolgere tante attività sul testo, quindi si parte dal testo, è indifferente che sia un albo o quello che è, e via per fare esercizi linguistici di tipo disciplinare, collegarsi alle discipline, senza parlare di lavoretti o dei disegni. Ecco, anche questo non è coerente col concetto di letteratura per l'infanzia, però lo si fa, ma allora perché lo fanno in tutta Italia? E lascio a voi la risposta, che non è difficile da dare, perché basta fare un piccolo collegamento, bisogna sapere bene cos'è la letteratura per l'infanzia, e un minimo, proprio un minimo, di storia per capire che c'è stata un'evoluzione. E perché non si sia diffuso, perché si continua a lavorare così, lo scoprirà chi frequenterà il corso. E altre routine che direi nel corso si tenterà di cambiare e che invece si continuano a vedere in Italia è quella di. E qui vi dicevo quella di chiedere cosa insegna la storia, anche attraverso domande esplicite ai bambini e ai ragazzi. Questo l'ho preso proprio oggi, questa chicca da Google, dal web, come ogni favola. Cosa insegna Pinocchio ai bambini? Come ogni favola, anche Pinocchio ha una morale. Allora, innanzitutto Pinocchio non è una favola, primo. E non ha per niente una morale, perché bisogna studiare dei saggi su Pinocchio, oltre che leggere il testo integrale, per capire questo è sbagliato. Il burattino più famoso di sempre insegna ai piccoli a non dire bugie e non disobbedire, questo è un errore madornale, e Pinocchio sta piangendo disperatamente,
perché questo è un errore gravissimo. Allora bisogna stare molto attenti a fare queste cose, perché se non si studia e non ci si forma, si commettono errori grossi, e tutto il web e anche il modo di lavorare, visto che io lavoro sul campo e so cosa accade nelle scuole, e purtroppo il modo di lavorare risulta errato, perché non è vero, Pinocchio non è questo, il romanzo, uno dei romanzi più importanti, non è questo. Allora, e con questo corso si propone un'innovazione, un cambiamento, un ribaltamento, un rovesciamento. È necessario innovare comunque, che sia lettura, letteratura, ma scienze, matematica, antropologia, qualsiasi disciplina. Noi dobbiamo innovare, dobbiamo cambiare, non possiamo essere ripetitivi. Perché? È perché noi abbiamo tutti, sia gli insegnanti che coloro che lavorano in ambito educativo, anche sul territorio, quindi educazione informale, e noi dobbiamo formare delle menti creative libere. Allora, se io ripeto sempre la stessa routine, vorrei capire come faccio a formare delle menti creative libere, soprattutto non creative. Ecco, poi dovrei educare al pensiero critico, il pensiero critico che non vuol dire mi piace o non mi piace qualcosa, vuol dire ragionare criticamente con dati alla mano. Ecco, però se noi continuiamo a ripetere delle routine, com'è che facciamo ad educare il pensiero critico ai ragazzi? Ecco. E poi dovremmo educare i bambini e i ragazzi a capire la società per migliorarla. E questo è un compito importante di tutti, è un imperativo categorico per chi direttamente a scuola, in contesti educativi o sui social, si occupa di educazione di bambini e di ragazzi. Allora è necessario sempre innovare, cambiare, ovviamente alla luce di teorie solide alle spalle. Ecco, tenendo conto che la situazione della literacy, che non vuol dire solo comprensione del testo, ma vuol dire anche avvicinarsi a un alone semantico un po' più ampio, avvicinarsi alla lettura in modo autonomo, amarla, essere motivati, leggere con interesse, far entrare la lettura nel proprio orizzonte esistenziale e fare sì che la lettura ti dia qualcosa per cui tu inverghi la tua vita, ecco, diciamo. Ecco, anche la situazione della literacy non è bella in Italia, non è rosea neanche in Europa, però in Italia stiamo piuttosto messi male. Ecco, io la parte sotto è direi il grande obiettivo, veramente una meta a lunga scadenza che si raggiunge gradualmente, passo per passo, che è quella un po' che è oggetto della mia ricerca da decenni, di lavoro sul campo, di ricercazione con i bambini e con le insegnanti, ed è un po' quello che ci si prefigge anche con il corso. Non solo educare la lettura o divertire o far educare i piaceri della lettura, ma formare bambini e lettori autonomi, motivati, competenti e critici. Formare vuol dire proprio creare la forma mentis, perché noi abbiamo dei lettori digitali, ma questo lo diremo al corso, e avere davanti a noi dei lettori digitali vuol dire che devo lavorare, non posso riproporre le drammatizzazioni, i lavoretti o le solite domande, perché la forma mentis digitale è diversa dalla forma mentis di chi è lettore. Quindi una delle grandi mete che per me è importante perseguire è proprio questa, tenendo conto della situazione appunto dei lettori digitali e audiovisuali. Lettori autonomi, cioè che leggono per gusto loro, non perché l'insegnante o qualcuno ti è obbligato a prendere il libro e a leggerlo. Motivati, che amano leggere per conto loro, competenti, cosa vuol dire? Non occorrono fare esercizi linguistici, ma che abbiano una competenza, cioè che sappiano capire le storie, che provino i piaceri nel capire le storie, che siano critici, che non vuol dire mi piace, non mi piace, ti è piaciuta la storia, non ti è piaciuta. No, critico vuol dire che io, come vedrete dalle ultime slide in cui ci sono delle frasi dei bambini, sanno valutare un testo, determinati criteri. Vi sto parlando di bambini anche della fine della scuola dell'infanzia o della primaria, cioè lavorando in un certo modo tutto questo si può ottenere. Prego cortesemente, umilmente, di non chiedere continuamente ai bambini che cosa ti è piaciuto, che cosa non ti è piaciuto, che cosa ti ha colpito, che cosa non ti ha colpito, perché queste sono frasi che intanto
quanto condizionano la mente dei bambini, queste domande, voglio dire, e poi direi li incanalano, loro già sanno che chi è l'adulto, mediatore o promotore chiederà questo, e quindi loro ascoltano la storia e la capiscono alla luce di questo. Sono domande molto, ecco, chi frequenterà il corso scoprirà che c'è tutto un altro modo di conversare, di discutere, di parlare con i bambini, sia della scuola d'infanzia, della primaria, ma direi anche successivi. Un corso annuale perché, ancora una volta, perché la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza e la pedagogia della lettura, che comprende la promozione e l'educazione della lettura e anche l'animazione, ecco, sono due le discipline di cui direi che saranno trattate in questo corso. È un corso annuale perché? E perché sono due discipline ampie e articolate, cioè la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza è ricca, articolata e complessa, e uno si accorge solo quanto frequenta anche i corsi brevi, diciamo, ma a maggior ragione, ecco, un corso più lungo. E poi perché è necessario un corso annuale? Per far acquisire ai promotori di lettura delle competenze, cioè un fare, un agire promozionale, bisogna far fare, e quindi, scusatemi il termine, bisogna avere tempo affinché le persone si abituino a lavorare in modo diverso, agiscano una promozione della lettura diversa dalla solita, e non si può fare in 10, 12 o 14 ore, bisogna avere tempi lunghi, parlare, discutere assieme, lavorare assieme. Quindi quello che vi proponiamo è un'altra promozione, nuova, e devo dirvi per me no. Per me no, perché io ho iniziato a lavorare a questo tipo di promozione della lettura barra educazione dalla metà, diciamo, un po' prima degli anni 90, e ho pubblicato parecchio, ho lavorato sempre sul campo con gli insegnanti, perché non si è diffusa tantissimo a livello nazionale. Io questo non, ci sono delle risposte, ma qui lasciamo la suspense. Sono decenni, quindi è nuova relativamente, è nuova per molti, per quelli che non ci conoscono, perché non è macro evidente sui social, però dietro ci sono decenni di ricercazione con insegnanti, vuol dire che io ho raccolto dei dati e ho potuto, io, ma anche Luca Ganzerla, che ha lavorato tanto con me sul campo, abbiamo potuto verificare attraverso ovviamente degli strumenti qualitativi di valutazione, non certo delle verifiche oggettive a crocette, per esempio, delle competenze raggiunte dai bambini, quindi una metodologia di valutazione di tipo qualitativo, ma i dati noi li abbiamo, e come, e quindi non è nuova per niente. Gli obiettivi del corso quali sono? L'acquisizione di una rinnovata identità professionale, perché se proponiamo un'altra promozione è evidente che si rinnova l'identità professionale della promotrice, del promotore della lettura, indifferente quale l'ambito in cui lavora. E rinnovarsi non è facile, ci vogliono appunto tempi lunghi, perché bisogna riflettere, pensare. Ecco, e quindi ciò che si propone è un diverso modo di lavorare. Vi dico, testato, che ha dietro una notevole teoria, e chi ha già frequentato qualche nostro corso se ne è accorto, a maggior ragione in tempi distesi di un anno ci si accorge anche di più, un diverso modo di lavorare rispetto a tutto quello che abbiamo visto e che oggi si fa abitualmente, tranne delle eccezioni, perché poi ci sono molte eccezioni, però il mainstream è quello che viene indicato sopra. I punti cardine del corso, ecco, questo ci tengo molto, ho lottato una vita, sono uscita dalla scuola volutamente per entrare all'università anche un po' tardi, anche se prima c'ero, ma poi ho vinto il concorso, proprio per perseguire questo, per essere un insegnante e un educatore, che cioè, non devi essere lo studioso, cioè, non è scientifico solo lo studioso, deve essere scientifico anche l'insegnante e direi l'educatore e chi si occupa di educazione, anche chi lavora sui social. Non si possono mettere sui social opinioni personali, non si può dire io penso che così è, io penso che quel libro vada bene a quell'età. Cioè le persone hanno una responsabilità educativa, che è quella dell'educazione informale, cioè quella che non si dà nelle scuole, nelle istituzioni pubbliche.
Però egualmente si fa educazione ed è necessaria una scientificità, perché continuiamo a non capire che le scienze, noi, la pedagogia, la didattica, sono la letteratura per l'infanzia, sono scienze umanistiche e quindi sono scienze a tutti gli effetti. Manca, e sono diverse dalle scienze esatte o dalle scienze, diciamo, classiche, nel momento empirico. Non uso certo le provette, però anch'io uso, anche noi lavoriamo o dobbiamo lavorare con una metodologia di tipo scientifico. Ecco, questo l'abbiamo dimenticato, e la ricercazione che faccio con gli insegnanti da molto tempo rientra in questa dimensione scientifica, perché ci sono tanti livelli di scientificità. Ecco, il corso ha questo aspetto. Dietro al fare promozione, direi, c'è sempre teoria, perché è dalla teoria che io derivo la metodologia. Poi viceversa, la metodologia, per chi fa ricerca, va circolarmente a far rivedere, direi, la dimensione teorica. Ecco, altri punti cardine del corso, poi Luca mi integrerà se avrò dimenticato qualcosa, è che un po' è la nostra cifra pedagogica, è quella di interrogarsi. Cioè, oggi si prende, noi ci interroghiamo, problematizziamo, e questo lo fanno anche i bambini, su tutto. Cioè, perché leggo in quel modo ad alta voce, perché faccio quel lavoretto, che teoria c'è dietro, perché lo fai? Cioè, bisogna che ci sia un perché chiaro, non perché lo fanno tutti, perché si è sempre fatto, non sono queste le risposte che si possono dare. Si potevano dare forse 30 anni, 40 anni fa, ma non più, assolutamente no. Quindi ci si interrogerà molto e si problematizzerà, questo vuol dire che si discuterà anche. E il cardine, uno degli altri punti cardine, è la scelta, cioè acquisire dei criteri scientifici, umanistici ovviamente, quindi che riguardano la letteratura, la pedagogia, la didattica, la metodologia, per scegliere libri, quindi libri di letteratura per l'infanzia, e metodologie. Non si scelgono a caso perché lo fanno tutti, o perché mi piace, o perché io ho avuto un momento di pseudo creatività. La creatività si basa sulla conoscenza. Ecco, non credo che tutti noi potremmo diventare Einstein senza aver studiato determinate cose. Ecco, Einstein non ha creato, e altri scienziati, cioè le grandi idee sono emerse perché si è studiato qualcosa, non perché su nulla, ecco. Comunque questo è uno dei grandi. E poi l'altro aspetto molto importante, che poi è il lavoro che di solito faccio e facciamo anche con i bambini, i ragazzi, i giovani, è quello di riflettere, ma in prima battuta durante il corso si rifletterà molto e si educherà il nostro pensiero critico di adulti. Dico si educherà perché noi, Luca, io e poi ci mettiamo in gioco alla pari con tutte le persone che parteciperanno a questo corso, quindi rifletteremo assieme, miglioreremo, cresceremo tutti assieme. Ed ecco che arriva l'altro concetto: è un corso molto dialogico, cioè ci sono tanti contenuti, evidente, però un corso in cui assieme si crea una comunità interpretativa, una comunità in cui si co-costruisce la conoscenza, e quindi si pensa assieme. E quindi non è un corso solo frontale, è un corso appunto di crescita comune. Questa è una cifra un po' particolare rispetto ad altri corsi. Ed è un corso in cui proponiamo una buona conoscenza teorica a livello letterario, metodologico, perché? Proprio perché, e vi dicevo, c'è una grossa carenza di conoscenza teorica. Già se parliamo di animazione, di laboratori, io quello che vedo in giro e valuto dai documenti che vedo sul web e quant'altro, e non ci sono neanche chiare le idee su queste. Già queste parole dietro hanno concetti pedagogici importanti. Io non posso parlare di laboratorio o di animazione così. Devo capire cosa c'è dietro, e mi sa che in giro, da quello che vedo, non è che ci sia molto chiaro. E qui vi ho messo due saggi
stranieri, noi ne abbiamo tanti colleghi che hanno scritto saggi importanti, a parte la sottoscritta, ma, però vi ho detto, per dirvi, guardate che sulla letteratura, solo sulla letteratura per l'infanzia, sono stati scritti volumi importantissimi. Qui sono due studi importanti, la Reynolds Evers, quindi questi studiosi stranieri ma anche italiani hanno scritto per dei motivi, non è per scrivere per la loro conventicola. Quindi noi cercheremo di portare questo pensiero teorico in maniera, diciamo, più semplice possibile, ma una conoscenza dobbiamo averla. Ecco, l'altro aspetto fondante del corso è questo fondamentale. E qui direi il lavoro mio e di Luca sul campo, mio come maestra e poi come ricercatrice con gli altri insegnanti ricercatrici sul campo, ecco, è importante. Quindi non esiste solo la teoria, ma c'è questo rapporto continuo tra teoria e prassi, che poi dovrebbe essere tutto il nostro lavoro di educatori, di insegnanti, cioè la prassi, il fare, scegliere o usare certe metodologie deve avere sempre a monte una teoria, e questo ce lo stiamo dimenticando in tutte le discipline, in tutte. Faccio un esempio molto banale, io che sono anche esperta in educazione scientifica, sto vedendo un regresso rispetto alla metà degli anni 80 e gli allora nuovi programmi dell'85 spaventoso. Ci si è dimenticati di tutta la teoria che c'è dietro dell'educazione scientifica, e quindi la prassi ne viene a soffrire. Quindi c'è questo rapporto fondamentale e che spesso si dimentica. Ecco, alcune domande a cui si risponderà nel corso. E promuovere la lettura cosa significa? C'è qualcuno che ha dato qualche spiegazione? E animare? Che cos'è l'animazione? E l'animazione della lettura? Queste sono alcune domande, ma ne porremo molte perché problematizziamo. Educare la lettura, cosa vuol dire? E tra promuovere, educare e formare lettori, che differenza c'è? Sono la stessa cosa? Sono similari? Ci sono delle differenze? Boh, chi ci sarà lo vedrà. E chi è il promotore e la promotrice della lettura? Chi sono? Ma cosa vuol dire veramente essere un promotore? Che cosa vuol dire appunto la parola? E qual è il ruolo? Perché adesso non c'è un ruolo. La prima persona che c'è promuove la lettura, così in realtà c'è un'identità professionale che stiamo cercando di costruire. Ecco, quale identità professionale? Qui nel corso cercheremo, l'abbiamo già visto, di costruirla, perché in realtà non è codificata. Ma diciamo che questo corso annuale propone una chiara identità professionale che è molto solida rispetto a quelle identità professionali che vediamo oggi e che lavorano sul campo. E quali conoscenze e competenze? E qui ci devono essere delle conoscenze, ne parleremo e le costruiamo gradualmente lungo tutto il corso dell'anno, perché sono tante, sono importanti e vanno sedimentate se vogliamo innovare. Ecco, adesso per chiudere vi mostro, siccome io, queste alcune frasi dei bambini, per dirvi, loro lo chiamano il progetto lettura, ma sarebbe il modo di lavorare che proporremo assieme agli altri relatori che poi Luca vi presenterà, che proporremo in questo corso. È stata un'esperienza perché hanno fatto il progetto lettura per parecchi anni, chi per un anno, chi per due anni, chi per cinque, ecco qui hanno fatto per tre. È stata un'esperienza molto bella perché magari uno all'inizio i libri non gli piacevano, queste sono frasi sbobinate dalle registrazioni che facevamo e che facciamo con i bambini, e magari con questo progetto ti è venuta voglia di leggere. Con questo progetto ho cominciato ad amare i libri, ho imparato tante cose, ho imparato ad andare in biblioteca per scegliere un buon libro, guardate che meraviglia, buon libro. Già qui vi dice che noi parleremo solo della lettura per l'infanzia di qualità e non un libro qualsiasi o l'ultimo libro di moda o la ricerca spasmodica della novità per la novità. No, no, non è così. Noi scegliamo solo letteratura di qualità, e i ragazzi qui erano in quarta, avevano già imparato a riconoscere un buon libro. Pensate che bello. Prima guardavo i film pensando che leggendo fosse diverso, mi piacevano di più i film, invece con questo progetto mi piace di più leggere. Far passare un bambino o una ragazzina, non mi ricordo chi sia, dall'amare solo i film a leggere, beh, insomma, non è poca cosa. Questa era una quarta, l'insegnante Marica Vincenzi, a cui ho dedicato una sezione del mio sito perché non è più con noi purtroppo, e questo era credo il secondo o terzo anno del progetto. E qui chiudo con questa
anzi con due foto poi, questa è sempre la stessa insegnante in quinta, direi queste sono delle competenze critico-letterarie che sono state, ma ce ne sono molte altre, qui è su Pinocchio. Pinocchio è un burattino ma non ha fili, infatti è libero, curioso, invece gli altri burattini hanno i fili e sono comandati da Mangiafoco. Non sono liberi. Allora guardate che questo della libertà di Pinocchio e il fatto, questa è un'osservazione critico-letteraria perfetta che hanno fatto i bambini attraverso la lettura e le metodologie particolari, la lettura integrale, è una critica letteraria perfetta che si ritrova proprio negli studiosi che direi di Pinocchio. Io credo che Pinocchio non sia un burattino, infatti ha le caratteristiche di noi bambini, è curioso, vuole essere libero, non ascolta gli adulti, vuole sperimentare le cose, dice le bugie, un po' come noi, no? Ecco, allora queste sono solo due piccole frasi, sempre della stessa insegnante, ma ne ho tantissimi di anche di altri insegnanti, cioè più che tantissime, parecchie, ecco, in una quarta, perché allora l'aveva fatto in una quarta, per dirvi che attraverso questo modo di lavorare i bambini diventano veramente dei critici letterari. Ecco, questi che mi hanno regalato un volume, volumetto fatto da loro, in cui hanno scritto poesie, racconti, e sono della maestra Marina, che è uno degli ultimi interventi che ho messo anche nella mia galleria immagini, e questi adesso sono in prima media, e loro li andavo a trovare almeno una volta l'anno in fisico, e loro hanno detto, io sono un critico, noi ormai siamo critici letterari, noi cerchiamo, direi, tutti gli indizi nelle storie. Ecco, io con questo chiuso, sperando di essere stato esaustivo, ho portato via anche troppo tempo, e intanto auguro sempre buone letture di qualità a tutti. Grazie alla professoressa Pickerle, che appunto ci ha illustrato quelli che sono i presupposti teorici che sono alla base della costruzione di questo percorso, e quindi come poi è nata l'idea e come si è concretizzata, e come appunto questa idea e questo percorso si basa appunto su ricerca, sulla ricercazione, sulla scientificità, e quindi effettivamente come questo modo di promuovere la lettura che vuole innovare e cambiare, la professoressa l'ha sperimentato già più di 10 anni fa, e quindi effettivamente è nuovo in questo senso nel momento in cui lo si vuole comunque farlo conoscere e far sì che sempre più persone possano effettivamente comprenderne quelli che sono i benefici e appunto metterlo operativamente in pratica. E su questo passerei la parola al professor Ganzella, che ci illustrerà come è stato costruito nel concreto, come si articolerà il percorso e che cosa aspetterà i futuri partecipanti, le future partecipanti. Luca, non ti sentiamo perché hai il microfono disattivato, se non erro. No, le slide vanno benissimo, semplicemente adesso ci sono, attiva ci il sono. Microfono, okay. Esatto, adesso rimettiamo pure le slide. Eccomi benissimo, qua. Ora ci siamo. E voce fu. Buonasera a tutte, speriamo ci sia anche qualche tutti. Allora, il mio compito è quello di portarvi un po' dentro la struttura del corso, come articolato, e nel dettaglio un pochettino la proposta, vincoli, opportunità, modalità. Allora, e quindi entriamo direttamente nella situazione. Allora, intanto ovviamente ritroverete molte cose che ha detto la professoressa calate evidentemente nella struttura del corso che è stato ideato e pensato dalla professoressa e unitamente anche a me. Ecco, questo corso è per chi? È per chi, però mi interessava anche, rifacendomi a quello che ha detto la professoressa, precisare che questo corso innanzitutto forse è per chi crede che la letteratura e la lettura a certe condizioni, che sono le condizioni che ha detto la professoressa, possa in qualche modo davvero cambiarti la vita. O almeno, e non è poco questo nei giorni che passiamo e viviamo, renderla più consapevole questa esistenza. Ma se è così per noi la letteratura e la lettura, beh allora, e mi ricollego a quello che diceva la professoressa, questo corso è anche per chi ritiene che formare lettori motivati, critici e competenti non sia solo un'opportunità, ma una necessità, e che sia una necessità tra le righe, un po' ve l'ha fatto intendere la professoressa,
e quanto sia necessità, oltre che grandissima opportunità esistenziale, di formazione esistenziale, lo scopriremo durante gli incontri, sin dai primi incontri, mi viene da dire. Ecco, questo corso quindi è per tutti coloro che leggono, educano, promuovono la lettura e la letteratura. Ovviamente, però, questo corso ha un target ben specifico, come vi è stato ampiamente detto, cioè calato e mirato sulla fascia 3-10-11 anni, cioè per coloro che lavorano e che svolgono attività di promozione della lettura con questa fascia d'età. Tuttavia, qui mi viene opportuna una precisazione, nel senso che anche se il target è questo, gran parte soprattutto degli incontri trasversali in realtà nei contenuti, anche nelle metodologie, sono estendibili, e è quello che facciamo poi in altri corsi, anche a fasce d'età più grandi, quindi preadolescenti e adolescenti. Però qui, per correttezza, vi diciamo che il target è questo. Però molti contenuti sono spendibili oggettivamente con fasce d'età più grandi. La cosa che è stata già detta, ma credo che non debba passare inosservato, perché il rischio che noi pensiamo questo corso solo per un certo tipo di professione, penso che sia fisiologica, è inevitabile che ci sia. Allora, questo corso è destinato sia a chi lavora e fa attività di promozione della lettura in contesti scolastici, ma sia a chi lavora in contesti extrascolastici. In questo senso, questo è un corso per chi crede che un buon promotore della lettura, come vi ha ben espresso la professoressa, debba essere una figura professionale, cioè una figura professionista e in quanto tale preparato, formato, competente. Questa preparazione, questa formazione, questa competenza è ciò che serve al promotore della lettura per saper modulare i propri interventi a seconda dei diversi contesti d'azione in cui è chiamato a intervenire e a seconda anche del ruolo professionale che ricopre. Ecco che allora, in questo senso, l'elenco che vi ha fatto all'inizio la dottoressa Pulici e che poi ha ripreso la professoressa di chi possono essere i destinatari di questo corso è molto più eterogeneo di quello di cui, diciamo, istintivamente siamo portati a pensare. E qua vi ho messo un po' la maggior parte, diciamo, dei possibili destinatari e dei possibili ambiti professionali in cui noi possiamo incarnare anche il ruolo e la figura del promotore della lettura professionale. Ah, guardate bene che questo elenco non è frutto di un vagheggiamento notturno o quant'altro, ma è frutto proprio dei pregressi corsi professionalizzanti che abbiamo fatto in questo ambito, dove tutte queste figure, in entità più o meno differenziate, molto numerose, meno numerose, le abbiamo tutte incontrate nei nostri corsi. Abbiamo avuto scrittori, illustratori, illustratrici, perché in tutti questi ambiti, a fianco magari ad una professione principale, siamo chiamati, sono chiamate queste figure professionali sempre più ad essere dei promotori della lettura, ma non estemporanei, improvvisati o occasionali, ma veri e propri professionisti, o addirittura fare della promozione della lettura la propria professione principale. E vedremo come questa potenziale eterogeneità dell'utenza dei partecipanti al corso, che potrebbe sembrare un limite, per noi invece è una grandissima risorsa. Certo, è anche una grandissima, un grandissimo aggravio di fatica da un certo punto di vista, perché ovviamente un'eterogeneità di professione ci chiama, come professionisti lo facciamo più che volentieri, a calibrare i contenuti in base alle diverse professionalità con cui ci troviamo a confrontarci. Ma questo è arricchente per noi e per tutti i partecipanti in modo assoluto. Ora, quindi, formare promotori che formano lettori l'abbiamo visto in un target preciso. Perché ritorno su questo aspetto? Perché ovviamente qualcuno dirà, ho capito, ma io che faccio, mi sono concentrato più su quelli della scuola dell'infanzia, mi interesserebbe approfondire lì, magari si trattano degli argomenti che vorrei che fossero trattati più nello specifico. Se le lezioni sono tutte trasversali, magari io mi sento un po' penalizzato, lo stesso ragionamento lo può fare per chi lavora con target, diciamo, della prima scolarizzazione. Bene, di questo ne siamo assolutamente consapevoli.
Allora, infatti abbiamo previsto degli incontri come conseguenza a questa doverosa e fisiologica riflessione che sono dedicati specificatamente o alla fascia 3-5 o alla fascia 6-10-11 anni. Il monte ore complessivo di lezione che riceverà ogni studente è identico, ogni frequentante del corso è identico, però ci sono dei momenti di lezioni che sono trasversali, dove siamo tutti insieme, e dei momenti in cui invece si riceve un incontro specifico per la propria microfascia di lezione privilegiata. Vi faccio un esempio per capire un po' come questo poi si declina effettivamente all'interno del corso. Prendiamo uno degli argomenti centrali e per eccellenza trasversali in questo corso, che è l'albo illustrato. Bene, all'albo illustrato all'incirca dedichiamo 13 ore di lezioni dedicate esclusivamente a questo argomento, di cui 9 sono trasversali e siamo tutti insieme, ok? Mentre 4 ore ci dividiamo per fasce, quindi 4 ore dedicate all'albo illustrato alla fascia 3-5 e 4 ore dell'albo illustrato dedicate alla fascia 6-10. Nelle 9 ore trasversali, 7 le facciamo in presenza, diciamo sempre in Zoom, ovviamente online, ma live, in diretta, diciamo, e 2 ore sono in asincrono. Mentre guardate qua, nelle 4 ore specifiche, 2 sono di workshop, cioè facciamo un workshop con 3-5, un workshop con 6-10, su come si interpretano, come ci si fa interpreti di un albo illustrato. E la cosa interessante, e mi ricollego come alla logica che vi ha già suggerito l'intervento della professoressa che anima tutto questo corso, e che poi non è che l'albo illustrato ne parliamo solo qui, in queste ore dedicate, ma ritornerà quasi in tutti gli incontri, i contributi che affronteremo, ovviamente declinato a seconda dell'argomento che andiamo a trattare. Questo vi fa già intuire che gli incontri non sono indipendenti l'uno dall'altro, ma è anche una nostra mission questa, di creare delle trame che li connettono e li tengono interrelati tra di loro, proprio per creare degli elementi pensanti. Elementi pensanti fanno connessioni. Ora, ma quante ore di lezione sono previste? Ora, indicativamente è questo, ogni corsista riceverà complessivamente 75 ore di lezione, di cui 65 sono in sincrono, quindi in diretta su live, la piattaforma che utilizziamo, ma lo ribadisco anche dopo, è Zoom. E all'interno di queste 65 ore ci sono ben 13 ore di workshop, e quindi di quel saper fare, di quel trasformare le conoscenze in competenze che diceva la professoressa, interpretare l'albo illustrato, leggere a voce alta in un certo modo, il modo espressivo letterario, quindi non animato, e dove dovremo fare molta esercitazione. E sempre all'interno di quelle 65 ore ci sono ben 12 ore differenziate per fascia, quindi 3-5, 6-10. Questo per darvi un po' il quadro dell'articolazione del corso e come si cerca di tener conto dei diversi bisogni dei corsisti. E poi c'è un blocco di 10 ore di lezioni in asincrono, che per noi sono una cosa fondamentale, perché tutto non si può esaurire in quelle 65 ore, anche perché le lezioni che facciamo in presenza, tra virgolette, dal vivo, in diretta, sono quelle in cui è più possibile, ovviamente, in cui abbiamo, riteniamo fondamentale il momento anche del confronto dialogico, dell'interazione, come diceva la professoressa. Bene, le 10 ore in asincrono servono non solo per completare quello che nelle lezioni, live non siamo riusciti a fare, ma sono un momento fondamentale di approfondimento, in cui possiamo portare ulteriori esemplificazioni a sostegno di quanto si sta svolgendo ed è stato svolto nelle lezioni in diretta live. Ma quando si svolgono le lezioni e quanto durano? Ora, le lezioni hanno 2 giornate di lezione, diciamo, mi scusate il bisticcio di parole, che sono il venerdì nella seconda metà del pomeriggio
e il sabato pomeriggio. Rarissimi casi, ma ben ponderati, sono anche al sabato mattina, ma per lo più questa è la fascia oraria e i giorni che sono dedicati alle lezioni. La durata delle lezioni l'abbiamo pensata mai esageratamente lunga, cioè nel senso nella maggior parte dei casi le lezioni durano 2, 3 ore in particolar modo, è direi la durata prevalente. Ovviamente, soprattutto per i workshop, abbiamo bisogno di più tempo e quindi può essere che i giorni del workshop sono i giorni che hanno di solito la durata di impegno richiesto maggiore, 4-5 ore, ma appunto è soprattutto limitata dei casi circoscritti come quelli del workshop. Il corso inizierà il 16 febbraio e si conclude con le lezioni l'8 novembre del 2024. Come viene erogato, direi che ve l'ho ampiamente spoilerato e detto in tutti i modi possibili, il corso viene erogato online, quindi tutte le lezioni sono svolte online attraverso la piattaforma Zoom, sempre online, anche tutte le varie, la prova intermedia, come vedremo, e la prova finale verranno svolte, quindi tutto viene svolto online. Ovviamente, dove finiscono i materiali che vengono caricati delle lezioni? Articoli, contributi, le lezioni stesse da poter rivedere di asincroni su una piattaforma Moodle in cui trovate tutti i materiali, i documenti, gli articoli. Anche questa cosa molto importante che vi ha detto la professoressa, cioè gli spunti di riflessione, di autoriflessione che ogni tanto vi lanceremo anche in relazione a quello che emerge nel corso dei diversi incontri, contributi, interventi. E poi fai audio, esercitazioni, eccetera. Quindi fondamentalmente questo diventerà il nostro grande contenitore dei saperi che stiamo co-costruendo e dove è possibile attingere per approfondire. Ecco, a proposito della struttura del corso, credo un aspetto, anche avendoli studiati diversi a livello internazionale e nazionale, che ha questo corso è proprio come è stato concepito. Cioè, non è stato concepito come un calendario di lezioni che raccoglie contributi, laboratori che sono abbastanza indipendenti tra di loro, dove ognuno è un modulo che tratta un argomento. No, abbiamo da sempre pensato che percorsi come questi, brevi, ma ancor più se lunghi, debbono essere percorsi che debbono avere una logica conseguenziale, quindi anche la sequenza con cui sono messi diversi interventi e diversi contributi non è affatto casuale, ma è una sequenza logica e che richiama anche un rapporto di interdipendenza tra tutti i diversi contributi. In questo senso mi piace rendervelo un po' con l'immagine come se fondamentalmente tutti questi contributi fossero una grande costellazione, dove ogni stella è connessa tra di loro da dei fili invisibili, che sta a noi docenti aiutarvi a, nella maggior parte dei casi, a cogliere e far emergere. Proprio perché questi saperi non possono essere pensati a compartimento stagno, ma devono essere pensati in dialogo, tra di loro. E questo fa appunto una mente pensante, una mente che ha un pensiero critico. E in fondo questo saper tessere connessioni, saper ascoltare connessioni, saper vedere connessioni e rivelare connessioni è anche una delle competenze che deve sviluppare un bravo promotore della lettura quando si confronta con la letteratura per l'infanzia di qualità. Su questo vado veloce, ve l'ha già detto la professoressa. Questo è un corso che ha due grandi pilastri in termini disciplinari, che sono la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza e la pedagogia della lettura. Poi, ovviamente, come vedrete, l'approccio che si propone è un approccio pluri-interdisciplinare ed entreranno in gioco tante altre discipline con cui inevitabilmente la letteratura per l'infanzia e la pedagogia sono costantemente in dialogo. La prima parte del corso è focalizzata soprattutto sulla letteratura per l'infanzia, questi sono alcuni dei principali argomenti che verranno trattati. Nella seconda parte del corso vedremo come, una volta che abbiamo preso consapevolezza degli strumenti culturali che abbiamo tra le mani e del loro grande potenziale formativo, la pedagogia della lettura ci vuole aiutare a capire quali sono le metodologie
per dare sostanza e rendere appieno l'espressione di questo potenziale formativo che c'è in questi strumenti culturali. Certo, non pensiate però che il corso è diviso in due blocchi ben scissi e divisi, tutt'altro, perché comunque anche quando parleremo di letteratura per l'infanzia faremo già dei richiami di pedagogia della lettura, e quando parleremo di pedagogia della lettura non potremo che richiamare e che approfondire altri aspetti della letteratura per l'infanzia. Questo in fondo è quello che vi ha detto la professoressa, no? Tutto questo corso è, dall'animo molto pedagogico, un continuo alternarsi in quella dinamica di circolarità, teoria e prassi, che è proprio di ogni approccio pedagogico che si rispetti. Quindi, per queste ragioni e in linea con questa prospettiva, c'è un qualcosa che nel calendario non troverete. È un qualcosa che offriamo la professoressa ed io ogni anno, che va da uno, due, tre massimo incontri extra che sono fuori calendario, che non fanno parte del monte ore e che noi offriamo. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché questi momenti, dopo un po' che ci conosciamo, sono fondamentali per creare un territorio libero in cui possiamo confrontarci su quello che è stato fatto sino a quel momento nel corso, in cui potete esprimere ancora di più dubbi, richieste, condividere esperienze, riflettere sulle vostre esperienze in base a quello che è emerso fino a quel momento. E fondamentalmente questo ha quello scopo che diceva la prof, no? È in questi momenti, è ancora più in questi momenti, che non ci limitiamo a pensarci come una comunità di studio e ricerca, ma lo viviamo, lo pratichiamo, lo siamo effettivamente, proprio perché è un confronto è un territorio di confronto e di reciproco arricchimento e crescita. Quindi, giusto perché è una cosa che c'è sul sito e che ovviamente c'è nel modulo che riguarda questo corso, doverosa una precisazione. Ora, complessivamente, in modo molto approssimativo, solo in parte orientante, attendibile ma con riserva, da modulare caso per caso, affermiamo che l'impegno di ore per ogni corsista è idealmente, e non è a caso maiuscolo idealmente, pari a 75 ore di lezioni sincrone ed asincrone, e su questo non ci piove, più 35 ore di studio personale, prova finale, prova intermedia, e questo è del tutto aleatorio, quindi un totale di 110 ore. Ecco, su questo ovviamente con tutte le casistiche che ciascuno di noi è portatore in quanto individuo, con le proprie specificità. Ora, chi sono i docenti del corso? Perché questo corso ha, diciamo, due docenti principali come monte ore, che siamo che sono che è la professoressa Silvia Blezza Pickerle, ovviamente, e il sottoscritto Luca Ganzerla. La professoressa, soprattutto questa struttura di corsi, l'ha concepita e sviluppata nel tempo, e qui ne trovate una delle sue evoluzioni. E appunto io e la professoressa siamo i referenti scientifici del corso, oltre che i docenti, ma non ci siamo solo noi due, anche perché sennò ce la facciamo, ce la cantiamo da soli, non ha senso, non è neanche scientifico, appunto. E allora abbiamo dei docenti esterni che vengono ad affrontare questioni su cui sono riconosciuti degli esperti a livello nazionale, in molti casi internazionale. Un primo nome che incontreremo è quello di Laura Cangemi, che nel suo intervento Scrivere per il bambino dentro di sé, da Stirlingen auf Stark, ci parlerà proprio di questi due grandissimi autori svedesi e forse anche di altri. Perché lo può fare Laura Cangemi? Beh, forse perché Laura Cangemi è una delle più importanti traduttrici dallo svedese in Italia, non solo di narrativa per ragazzi, ma anche per adulti. Lo può fare Laura Cangemi perché è una delle persone che in Italia ha contribuito in modo molto importante, continua a contribuire, a diffondere una certa cultura della letteratura nordica.
l'ho fatto in primo luogo traducendo e ritraducendo, pensiamo ad Astrid Lindgren, e talora anche proponendo titoli e autori svedesi tra i più importanti in quella della letteratura scandinava, non solo classici contemporanei come Astrid Lindgren, Maria Gripe e Ulf Stark, ma anche veri e propri autori contemporanei, Lena Andersson, Jacopo Vegelius, per dirvene alcuni, quindi anche su fasce d'età molto differenziate, che vanno dalla infanzia sino anche ai preadolescenti e adolescenti. Poi Laura Cangemi ha avuto un ruolo molto importante nel formare nuovi traduttori, creando proprio una scuola e dei corsi dallo svedese, che oggi sono tra i più importanti e affermati traduttori e traduttrici in Italia. Oltre a tutto questo, lei è anche una studiosa, una conoscitrice molto approfondita della letteratura nordica, ed è proprio in questa duplice veste di traduttrice e studiosa che interverrà. Poi abbiamo pensato ovviamente anche a Bruno Berni. Abbiamo pensato a Bruno Berni perché di solito quando si parla delle fiabe si parla solo o di Perrault, o ancor più dei fratelli Grimm, si tende a dimenticare Hans Christian Andersen, che è stato un grandissimo fiabista che tutti voi conoscerete. Bene, in realtà Hans Christian Andersen richiede per un promotore della lettura non solo di essere conosciuto, ma essere conosciuto al di là di tutta una serie di conoscenze frammentarie e spesso anche fuorvianti e stereotipate. E non potevamo che scegliere Bruno Berni, che è riconosciuto come forse il massimo esperto di Andersen in Italia, se non altro perché è colui che ha curato e tradotto non solo l'autobiografia di Andersen, ma la prima edizione integrale di Fiabe e Storie di Andersen in Italia nel 2004, lavoro per il quale lui è stato insignito della Hans Christian Andersen Prize proprio nel 2004. Bruno Berni è un grande studioso, bibliofilo, lavora e dirigente di ricerca presso l'Istituto Italiano di Studi Germanici, ma è anche un traduttore davvero notevole, un grandissimo conoscitore della letteratura, anche qui direi soprattutto nordica, inclusa anche ovviamente quella tedesca, ha scritto saggi, ha tradotto grandi poeti, e tra l'altro è recentemente anche traduttore di alcune versioni di integrali di fiabe illustrate come La Biancaneve e La Cappuccetto Rosso, edite da Camelo Zampa. Ma abbiamo visto, abbiamo una traduttrice, abbiamo uno studioso traduttore, mancavano gli scrittori, mancava soprattutto il poeta. E allora siamo andati in un porto sicuro per noi, che è Nicola Cinquetti. Se siete qui è superfluo che vi parli di Nicola Cinquetti. Diciamo che Cinquetti, senza ombra di dubbio, è una delle voci più eclettiche della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza italiana, oltre che una delle più stimate. Ha vinto tantissimi premi e riconoscimenti, tra gli altri il premio Andersen come miglior scrittore nel 2020. La pluralità di voci attraverso cui si esprime Cinquetti, dai testi di albi illustrati, ai romanzi, alla poesia, alle scritture di fiabe, alle favole, sono quel plusvalore che lo rende davvero un unicum a livello nazionale. Ma ciò che lo rende un unicum è il grande rispetto che ha per l'infanzia e la cura che ci mette nella cura del linguaggio e della scrittura. E quindi lo avremo a parlarci delle sue scritture d'autore di fiabe e ovviamente nella veste da lui prediletta, quella di poeta d'autore per l'infanzia. E anche qui è un unicum Cinquetti, perché riesce a essere un grande poeta sia per poesie destinate a 3, 4, 5 anni, sia poesie destinate a target più alti. Ma poteva mancare la biblioteca? No, perché le biblioteche sono uno degli alvei, dei contesti d'eccellenza in cui si sviluppa la promozione della lettura, distinguendo ovviamente tra biblioteca scolastica e biblioteca di pubblica lettura. E allora anche qui ci siamo affidati a due giganti in Italia. Una è Luisa Marco Arta, che è docente di biblioteconomia e bibliografia all'Università Roma 3, ma tra l'altro è
un ruolo importante, anche dirigenziali, in alcune delle più importanti associazioni nazionali, ma soprattutto internazionali, legate al mondo della biblioteca e della biblioteca scolastica, oltre a una grandissima esperienza sul campo. Quello che ci porta, Luisa, è certamente un approccio molto internazionale rispetto al concepire, a riflettere, a capire qual è il ruolo della biblioteca scolastica, ma anche tarandolo sulle diverse realtà locali, che è un po' quello che fa anche attraverso i tantissimi corsi di formazione e le sue consulenze. E poi per la biblioteca di pubblica lettura abbiamo pensato di andare a quella che forse è l'eccellenza italiana in termini di biblioteche, cioè la Sala Borsa di Bologna, soprattutto per quanto riguarda la sezione ragazzi, che è appunto diretta da tantissimi anni da Nicoletta Gramantieri, la quale insieme al suo staff da tantissimi anni sviluppa progetti di promozione della lettura in biblioteca e con la biblioteca che va anche fuori dalla biblioteca nelle scuole e non solo. Tutte queste esperienze Nicoletta ce le porterà nel suo intervento all'interno del corso. Ma abbiamo anche non solo quindi studiosi, bibliotecari, docenti universitari, traduttori, scrittori, poeti, ma abbiamo anche insegnanti. In questo corso, infatti, abbiamo l'opportunità di avere due incontri, anche ecco, un incontro per amico fascia, uno per 3-5 e uno per 6-10, con insegnanti e maestre di scuola dell'infanzia e scuola primaria, che da anni e negli anni hanno sviluppato progetti e percorsi di lettura secondo la metodologia che viene proposta all'interno del corso e monitorata attraverso il quadro teorico e metodologico della ricerca azione, con un'enorme raccolta di dati, ma soprattutto anche sviluppando dei percorsi operativi con determinati libri, determinate opere, determinate tipologie di narrazioni e quindi ci presenteranno come hanno lavorato, come hanno strutturato il percorso, la proposta, perché l'hanno fatto in un modo o in un altro, gli imprevisti che sono emersi, le difficoltà emerse, ma anche quali sono state le risposte, davvero per lo più, come vi ha già mostrato la professor Prendenti, di bambini, bambini, ragazze e ragazzi. Ora, ultime informazioni, credo però importanti. Innanzitutto ci sono vincoli per l'iscrizione, non so, bisogna essere laureati, una particolare diploma. No, non abbiamo e non vogliamo che ci siano vincoli su un corso professionalizzante, perché crediamo che promotore della lettura, innanzitutto, debba essere chi lo fa con una certa motivazione e che senta però al tempo stesso l'urgenza di formarsi. E quindi per noi, anche per un discorso di democratizzazione, di accesso alla cultura, non abbiamo posto un vincolo a questo aspetto. È una questione anche proprio di principio, se volete, di ideali in cui, culturali, in cui la profe ed io ci ritroviamo pienamente. Sono previste prove di verifica intermedio finali, dirò interpretando il pensiero di molti, ahimè sì, nel senso che però sono fondamentali. È prevista una prova intermedia con delle domande aperte scritta a settembre 2024 e poi una prova finale a gennaio 2024. Per poter accedere alla prova finale però bisogna passare attraverso la prova intermedia e soprattutto dove però se va così così, diamo delle possibilità di recupero e soprattutto è necessario maturare una percentuale minima di frequenza che adesso vi preciserò. Infatti, per poter conseguire l'attestato finale ed essere inseriti nel registro esperti Ericsson di promotori della lettura è necessario aver frequentato almeno il 75% delle ore di formazioni sincrone, e quindi averle frequentate proprio live in presenza, e poi aver avuto un esito positivo della prova intermedia prima e della prova finale poi. Su come sono strutturate queste prove, vi assicuro nulla di sconvolgente, impossibile, daremo poi congrue indicazioni nel corso, e con congruo anticipo durante, il corso.
Chiudo rifacendomi appunto a quello che ha detto la professoressa, proprio per vedere ancora quanto c'è sinergia e sintonia su questo aspetto, oltre che su tantissimi altri. Questo corso vuole essere proprio l'opportunità di apprendere e riflettere insieme nelle nostre diversità professionali, di esperienze di vita, di farci comunità di apprendimento, perché credo che sia importante creare uno spazio in cui potersi ascoltare, ascoltare cose diverse, prospettive diverse e confrontarsi e quindi farsi co-costruttori di conoscenza e anche di competenze. E come vi dicevo, l'eterogeneità della formazione, dei percorsi di vita, dei percorsi professionali di tutti i diversi partecipanti, per noi non è mai stato un limite, ma l'abbiamo sempre inteso come un grande plusvalore. Anche nel rispetto di quella logica che esprime benissimo la professoressa Brezza-Piccoli nel volume Formare lettori, secondo la quale una vera promozione della lettura deve essere intesa come un sistema integrato in cui ognuno nei diversi contesti scolastici e extrascolastici agisce nei limiti e nelle opportunità che gli dà il contesto la promozione della lettura nel miglior modo possibile, ovviamente sempre che sia formato e preparato. Pertanto non mi rimane che dirvi che vi ringrazio per l'ascolto e qualunque sia il mezzo e la compagnia scelta, questa, potete venire così o anche scegliere questo come mezzo e compagnia, noi vi aspettiamo e vi aspetteremo. Grazie. Grazie mille anche a Luca Canzella proprio per averci illustrato effettivamente nei dettagli di com'è costruito questo percorso di formazione. Vedo che sono arrivate alcune domande proprio anche di carattere, diciamo, pratico-operativo inerenti al corso del promotore della lettura. Quello che ci chiedono, ad alcune domande abbiamo già risposto in chat, vi confermiamo che la prova finale a cui faceva riferimento il professor Canzella si terrà a gennaio 2025 sì. E non a gennaio 2024, quindi ogni tanto anche noi nelle slide, chiaramente soprattutto a inizio anno, facciamo abbastanza confusione per quanto riguarda le date, chiaramente la prova finale è al termine del corso e dopo la prova intermedia a cui faceva riferimento. Quindi chiarito questo, poi il fatto che ci sono delle lezioni che sono previste in modalità sincrona, quindi in streaming, in diretta, principalmente nelle giornate di venerdì e sabato. Trovate tutte le date sul sito di Ericsson, tra poco vi ricondivido la scheda. Ci stanno chiedendo, nel caso in cui qualcuno fosse impossibilitato a seguire alcune di queste lezioni per motivi lavorativi che chiaramente non possono essere rinviati. Abbiamo visto che per conseguire l'attestato è necessario seguire almeno il 75% delle lezioni in modalità sincrona. Ci stanno chiedendo però se quelle lezioni che non vengono caricate sulla piattaforma Moodle. Esatto, se è possibile recuperare le registrazioni per tenersi ovviamente aggiornati al certo. Tutto è su Moodle, tutti i materiali, tutte le video lezioni, tutto. E infatti mi collego anche a una domanda, l'avrei chiarito ma immaginavo che veniva. Allora sì, certo, chiedevo a qualcuno se io scelgo, non so, di focalizzarmi nelle lezioni di microfaccia sul 3.5, le altre le perdo? No, le altre non le seguirà, quella sulla 6.10 parallela, diciamo, in streaming, ma sì, la può recuperare nel momento in cui viene pubblicata insieme a tutte le altre lezioni, quindi non la perde sostanzialmente. Anzi, è importante, perché un promotore di lettura può è importante guardare tutto, chi fa la fascia della scolarità primaria, non so, 6, 10, 11, e poi è necessario che si guardi a parte la video lezione, diciamo il workshop, quello che è per la fascia prescolare, perché è previsto che si è promotori di lettura per la fascia 3, 10, 11, quindi direi è necessario, non solo auspicabile, proprio guardare tutto, anche, diciamo, il workshop a cui non si è partecipato per la fascia proprio indicata, ecco. Ecco, questo effettivamente vi ringrazio entrambi, perché
appunto era una domanda che era emersa nella chat, quanto era vincolante e la scelta della fascia di età per quanto riguarda appunto alcune dei workshop che sono suddivisi, sempre chiaramente in modalità sincrona, che sono suddivisi per fascia di età, e qui abbiamo visto che chiaramente per la modalità sincrona si dovrà scegliere quel giorno se seguirsi il workshop dedicato ai più piccoli o ai più grandi, ma poi è possibile recuperarlo con le registrazioni, corretto? Quindi effettivamente, e anzi non solo recuperarlo, ma come sottolineava la professoressa Pickerle, è auspicabile che vengano seguiti entrambi, ovviamente non abbiamo il dono dell'ubiquità, quindi uno lo seguirà in diretta e l'altro lo seguirà in differita. In differita, esatto, quindi su questo. Ci stanno anche chiedendo, allora, per quanto riguarda qual è l'ultimo termine per iscriversi, questa beh, chiaramente è una domanda a cui posso rispondere anch'io, il corso parte il 16 febbraio, quindi le iscrizioni ovviamente saranno aperte fino al 16 febbraio. Quello che vi consigliamo anche per motivi organizzativi chiaramente è di formalizzare l'iscrizione qualche giorno prima. Comunque da questo punto di vista, per tutte le informazioni relative all'iscrizione, abbiamo anche un servizio clienti che è a completa disposizione per fornire tutti questi dettagli. Potete contattarci sui canali di Ericsson o scrivere direttamente a servizio clienti @ericsson.it appunto per questi dettagli relativi alla dettaglio domande relative all'iscrizione. Un'altra domanda riguarda appunto l'iscrizione all'albo dei promotori, quindi al registro degli esperti Ericsson. Ci stanno chiedendo che cosa prevede questa iscrizione. Vado lei. Vai tu Luca. Volevo solo dire che dopo tu spieghi che essere iscritti all'albo vuol dire assumere una chiara identità professionale di promotrice, promotore della lettura in ambito nazionale, che propone una promozione della lettura diversa da quella rutinaria a cui avevo accennato, da quella che si sta facendo normalmente. Quindi si ha un'identità professionale molto particolare, un unicum a livello nazionale, è spendibile anche in maniera originale, diversa, innovativa. Ecco, dopo se Luca vuol completare, grazie. Sì, no, ma è proprio questo, Serena, l'idea di istituire questo albo. Ericsson l'ha fatto anche per altre professioni, qui Laura ce lo può confermare, no? È quello di dare visibilità a realtà professionali che altrimenti vengono sempre visto in modo così molto, molto estemporaneo e non hanno una vera e propria identità. In realtà qua c'è un'identità chiara perché è figlia di un percorso formativo ben definito, certamente anche impegnativo, e poi anche sottoposto a una valutazione che quelle competenze, quelle conoscenze siano state effettivamente acquisite. Dopodiché cosa significa? Anche qui Laura potrà eventualmente confermarci sugli altri registri e gli altri albi creati da Ericsson. Questo dà visibilità a chi è iscritto all'albo, nel senso che chi è iscritto all'albo risulta essere, come dire, un albo di promotori professionisti, a cui chi è interessato e chi cerca dei promotori professionisti potrà accedere e chiedere eventualmente appunto un contatto e la possibilità di coinvolgere questa persona se intende impiegarla in attività o quant'altro. Non so se... Esatto, infatti il fine appunto del registro degli esperti, dove effettivamente vengono inserite tutte le persone che hanno seguito determinati percorsi formativi, ovviamente conseguendo dei risultati positivi, quindi in questo caso è anche proprio quello di, oltre a ribadire e sottolineare persone che si sono formate secondo un preciso e specifico approccio come in questo caso, ma anche appunto questo albo è pubblicato sul sito di Ericsson, quindi ha una visibilità, e non solo, viene poi rilanciato anche in determinati contesti professionali, promosso e rilanciato in contesti professionali specifici, viene poi promosso anche appunto da un punto di vista social e digital, e questo permette di essere visibili e ricercabili e individuabili da parte di realtà che magari devono avviare un percorso di promozione alla lettura e quindi hanno bisogno di una, sono alla ricerca di un professionista o di una professionista che possa appunto svolgere al meglio questo compito. Quindi questa è l'altra faccia della medaglia, appunto nel momento in cui si è ottenuta questa formazione, quindi si è concluso questo percorso formativo, si ha la possibilità di essere all'interno di un registro, di una rete,
rete che ha sia delle finalità a livello di comunità professionale, ma anche appunto di sbocchi lavorativi o comunque ulteriori opportunità da questo punto di vista. Ecco perché abbiamo la necessità, è fondamentale, imprescindibile, mettere una prova intermedia e una prova finale di valutazione dell'acquisizione di conoscenza. Ecco, questa che non deve impressionare, perché sono anche perché noi come professionisti dell'educazione comunque dobbiamo, siamo operatori culturali, studiamo sempre, insomma, quindi non è un grosso problema. Ma oggi si tende, direi... ad avere conoscenze un po' scarse, un po' superficiali, un po' improvvisate, ci sono molte carenze. E noi vorremmo invece che i bambini, i ragazzi, avessero dei professionisti veramente preparati, che li portino verso questa strada della lettura, che è unica nel costruire la loro identità e anche il loro pensiero, anche a livello di neuroscienze è stato più che dimostrato e lo stanno dimostrando. E queste prove vogliono un po' sopperire a questa, direi, diffusa superficialità della conoscenza. Questo è la funzione. Ho visto che c'è una domanda, entrambe le prove sono scritte orali. Sono scritte, come aveva detto Luca, ma è meglio ripetere perché ha detto tante cose molto bene, sono scritte e sono online, cioè nel senso che si è in presenza e si svolgono sempre online con le modalità che ci sono. Sono scritte, non orali, ecco. E comunque poi, insomma, noi come al solito abbiamo un atteggiamento molto aperto, dialogante, che fa parte della nostra etica professionale, e quindi dopo abbiamo fatto incontri, magari abbiamo integrato, insomma, abbiamo formule per personalizzare anche, direi, questa prova intermedia, per cui niente è tutto rigido e codificato, tutto viene tarato proprio sulle esigenze del corsista o della corsista. Ecco, quindi anche questo, sono scritte. Ecco. E anche un aspetto che avete sottolineato entrambi, l'intero corso poi viene tarato, cioè, viene adattato anche a quelle che sono le caratteristiche del gruppo, perché avete sottolineato anche l'importanza che tra i corsisti e le corsiste si vada poi a creare una comunità di professionisti e professioniste, quindi che chiaramente sulla base delle loro esigenze hanno la possibilità di confrontarsi con tra i massimi esperti della promozione della lettura, proprio per continuare questo percorso e quindi diventare a loro volta effettivamente parte di questa comunità. Questo spiega anche un lavoro che non è cosa da poco per noi, ma lo facciamo veramente con piacere. Salutiamo Laura. Il fatto di ogni anno noi lo ricostruiamo il corso, lascia stare le tematiche fondamentali che bisogna, però tutto viene ritarato, rivisto in base all'identità del gruppo, in base alle esigenze. Si può integrare, si può vedere, si può fare, si riadatta, quindi niente è tutto ripetuto in maniera automatica, assolutamente no, questa è anche una delle peculiarità e la dimensione dialogica di cui parlavo. Per noi è un lavoro in più, ma lo facciamo veramente con piacere, perché ogni gruppo ha una sua identità, ha delle sue esigenze, ogni persona anche ha delle sue richieste, delle sue esigenze, delle sue peculiarità, delle competenze che può condividere con noi, e magari ci fa molto piacere anche Luca, a me, arricchirci attraverso spunti, riflessioni, esperienze. Vi ringrazio davvero tanto, ringrazio davvero tanto sia la professoressa Pickerle sia il professor Ganzerla per essere stati con noi. Siamo andati leggermente oltre. Su questo, ma perché c'erano domande, quindi mi ha fatto piacere dare voce e dare risposta alle domande che ci sono arrivate in chat. Quindi avevamo pensato di stare assieme per circa un'oretta, ma chiaramente oltre alla vostra professionalità, alla vostra competenza, è emerso anche in quest'ora il piacere e la passione con cui appunto trasmettete quella che è la vostra esperienza e quelle che sono appunto le vostre conoscenze
interesse per cercare di rivoluzionare il modo in cui viene promossa la lettura, che è appunto l'intento del corso. Concludo mettendo in chat il link della scheda, della scheda in cui è presente tutto il progetto formativo, tutte le date, tutte le indicazioni che ha illustrato molto bene il professor Ganzarla, di modo che con calma, se avete necessità di rivederla, volete approfondire alcuni punti, avete il link diretto per consultarla, e come vi dicevo, per qualsiasi domanda noi siamo a disposizione, quindi potete scriverci sia sui canali social di Ericsson sia via mail e risponderemo a tutti i vostri dubbi e a tutte le vostre domande. Diciamo che vi aspettiamo quindi alla prossima edizione del corso, quindi dal 16 febbraio il nuovo gruppo partirà per questo percorso, per questa avventura proprio verso la promozione della lettura insieme al professor Ganzarla e alla professoressa Picker. Io vi ringrazio tanto e auguro a tutte le persone collegate una buona e piacevole serata. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.